Roberto Vecchioni. Conquistare niente e tanto per vedere un sole disperato è sempre uguale, sempre quando era partito. Bello l'eroe con gli occhi azzurri dritto sopra la nave, ha più ferite che battaglie, lui ce l'ha la chiave, ha crocifissi e palci in pugno e bla 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 fratelli. E io ti ho sollevato per lo meglio, io che non parto e sto a guardarti che rimango sveglio. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Roberto, ma mi hai presentato tu? Ma perché mi tieni tu per mano? Ti porto io per mano. No, dico, ma mi vuoi presentare tu? Mi rubi il mestiere? No, è che il più grande si presenta sempre per ultimo. Sì, vabbè, dai. Cominci subito. Il più grande sei tu. Sì. Ti chiamano anche il professore, dai. Mi metti quasi soggezione. Sarà una serata durissima questa, ho già capito. Comunque questo programma che si chiama Due... unisce sempre due artisti che insomma che hanno un po' di storia. L'ha fatto per esempio Laura Pausini con Tiziano Ferro, l'ha fatto De Gregori con Lucio Dalla, l'ha fatto Zucchero con Irene Fornaciari e stasera siamo noi due. Ma io non sono mica nemmeno tanto sicuro che abbiamo tutte queste cose in comune. Noi ci conosciamo da una vita, però insomma tu sai, professore, cantautore, mi guardava sempre un po' dall'alto tu, no? E voi cantautori cantanti li guardate. Ma non è vero, è il complesso di inferiorità questo, non è vero. No, guarda, poi no. Insomma, pensate che lui ha un manager che è una donna, si chiama Esther Paglia. Un giorno la chiama al telefono: Esther, senti, c'è Roberto? Oh, il professore è nato in questo momento. Sì, ho capito, Esther, sono Gianni, hai capito? No, ma il professore adesso sta facendo... Non è questo. Per me sei sempre stato il massimo. Tu puoi cantare l'elenco telefonico, il conto delle spese, e l'hai cantato qualche volta. Il conto delle... Devo dire che certe canzoni erano proprio una schifezzola. Vabbè, vedi, ci hanno un po' di... Senti, professore, questa me la sono legata al dito. Senti, Samarcanda, ma... Dov'è Samarcanda? Samarcanda è in Uzbekistan, che mi sembra una regione di Paperino, sai, quelle dove va a cercare l'oro. Dove cavolo è l'Uzbekistan? È in centro all'Asia, in un posto. Tu non sai la capitale dell'Uzbekistan. Sì. Non lo sai. Tashkent. Sappi che io sono andato a cantare lì, perché sai, capita anche a me di girare un po'. L'ho visto che giri, si giri parecchio. Cos'è Samarcanda? È il posto dove il destino ti va a cogliere, ti prende, ti frega. Lucio Fabri, che è il nostro direttore d'orchestra questa sera. Dov'è Samarcanda?
grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto, più presto, perché possa scappare, dategli la bestia più veloce. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Fiumi, poi campi, poi l'albera viola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era sulla porta quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chino. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo. Sbagli, ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità. E niente, uno sguardo stupito, cosa ci facevi quella sera là? Mi aspettavo qui per oggi a Samarcanda, lontanissimo due giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.